Allora, buongiorno a tutti, a tutti quelli presenti alla riunione e anche a quelli che ci stanno ascoltando in diretta streaming. Sono Buongiorno. Riccardo Fiacca, buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto darvi buongiorno e ringraziare l'Associazione Radioamatori della Sezione di Perugia. Volevo presentarvi il presidente, Francesco, che ha accettato con me, personalmente con molta gioia questo incontro e poi spero sfocerà in un secondo incontro per far conoscere ai miei ragazzi, a tutti quelli che sono in diretta, questo mondo che per i ragazzi è totalmente sconosciuto e per me quasi, mettiamola così. Che dire? Io adesso passo la parola al presidente e poi dopo magari intervengo anche io per magari qualche domanda o qualche inserimento per quello che mi viene in mente, insomma, ecco. Sì, va bene, buongiorno a tutti e grazie professore per averci invitato e dato anche questa opportunità di farci conoscere ai suoi alunni, ma anche ad altri che magari ci seguiranno. Io sono Francesco e sono radioamatore dal 1994. Avevo 16 anni quando ho dato gli esami per ottenere la patente, quindi non è l'altro ieri, però insomma ci sono anche persone con più esperienza di me, ma nonostante tutto da 3 anni mi trovo a ricoprire l'incarico di presidente dell'Associazione Radioamatori, la sezione di Perugia, e quindi sono contento anche di questa opportunità perché comunque ecco, rappresento un discreto numero di soci, quantomeno quelli della sezione più grande della regione Umbria, siamo circa 70 e quindi è una bella opportunità anche per ringraziare tutti quanti, mettiamola così, mi hanno dato fiducia in questo periodo, perché ecco, poter rappresentare tutti è una bella cosa. Io farei così, se ce lo permette, professore, farei una breve introduzione di ciascuno di noi. Sono qua io, ma c'è anche il segretario, scusate, della sezione di Perugia, Francesco Fucelli, lo vedete lì sotto. E poi c'è una new entry da un paio di anni, non l'altro ieri, insomma, comunque già bello con una buona esperienza sulle spalle, Alessio Bravi. E lui ha dato gli esami con noi poco tempo fa, è un mio amico di lunga data, abbiamo frequentato il liceo insieme, quindi ci si conosce oramai da circa 30 anni. E quindi sono contento che ci sia anche lui perché comunque è, come dire, un'amicizia che è sbocciata poi anche in una passione comune e quindi è un'opportunità in più per frequentare belle persone. Quindi, che dire, noi siamo qui oggi per raccontarvi un po' quello che facciamo, come lo facciamo, ma anche perché tra le varie cose comunque essere radioamatori è anche un servizio per la comunità. Poi magari ne parleremo di quello che facciamo in caso di emergenza e cose simili. E quindi, oltre ai lavori personali, io faccio normalmente così, anche per sbaglio, mettiamola così, l'ingegnere, mi occupo di elettronica. E quindi, diciamo che di fondo sono radioamatore. Poi ho approfondito le conoscenze in ambito radio, studiando ingegneria, eccetera, eccetera. Ma ognuno di noi fa cose diverse, quindi non è necessario assolutamente per essere radioamatore aver studiato chissà che. In generale siamo tutti appassionati di elettronica, elettrotecnica, un po' di autocostruzione, siamo un po' come dire quei maker di 40-50 anni fa che oggi trovano invece sbocco in altre tecnologie, però già noi da tanti anni, da prima, costruivamo le nostre apparecchiature. Quindi diciamo così, è un bel hobby che racchiude tante cose insieme. Quindi io farei anche una piccola pausa per quello che mi riguarda, passando subito la parola a Francesco Fucelli, così si presenta anche lui, altrimenti magari chi ci vede dice sì, ma loro chi sono, che fanno, eccetera. Quindi poi così dopo Alessio, poi iniziamo vero e proprio, se è possibile, anche come dire, tutto questo seminario, questa presentazione. Quindi vai Francesco, a te. Buongiorno a tutti, sono Francesco Fucelli, Italia Chilo Zero Extra e Bravo Extra per i radioamatori, questa è la sigla
che internazionalmente mi riconosce, quindi assegnatami dal Ministero. Sono radioamatore dalla fine degli anni Ottanta. Ho iniziato con, vabbè, precedentemente ho iniziato con il classico CB, quindi il classico baracchino. Poi per un evento casuale ho fatto un pochino quello che è il salto di qualità, quindi mi sono deciso di superare gli esami, che all'epoca erano di teoria e di telegrafia, trasmessa e ricevuta. E prima ho preso la licenza speciale perché ero un pochino succone, quindi la telegrafia non mi entrava in testa e non superavo l'esame. Poi dal 94 ho superato anche la telegrafia, che oggi è uno dei miei sistemi di trasmissione preferiti, e ho preso questa sigla qua. L'evento che mi ha spinto un pochino a diventare radioamatore è stato veramente casuale. Ero ancora un ragazzino in moto in campagna, trovo una tenda con tutte antenne fuori, tralicci, e un gruppo di persone che stavano lì che trasmettevano. Da CB mi sono fermato per curiosare. Io ero abituato a fare collegamenti con Perugia, Umbria, qualche spagnolo limitato lì, sentivo questi americani, australiani, detto, no. E lì è nata quella che è la passione che oggi coltivo. E la passione che mi porta a stare molte notti sveglio, attaccata alla radio, alla ricerca del segnalino che arriva dall'altra parte del mondo, oppure a caccia dell'ultimo stato americano che manca per completarli tutti, per alcuni diplomi che si conseguono. Quindi è una passione molto coinvolgente che consiglio a tutti di quantomeno di incuriosirvi per capire di cosa si tratta. E nel tempo, ecco, sto qua e spero di esservi utile nel rispondere a quelle che sono un po' le vostre curiosità, le vostre domande, e per potervi magari un giorno avere come collega e anche aiutarvi a crescere in questo hobby. Passo ad Alessio, che così si presenta pure Grazie, Fra. Ciao a tutti, io sono Alessio Bravi e anche il mio nominativo è India Uniform Zero Lima Foxtrot Quebec, lo vedete in sovraimpressione. Come ha detto Francesco, io in particolar modo in questa chiamata sono il novellino del gruppo, il rookie. Sono licenziato da circa un anno e mezzo, poco più, e sono in aria con la radio da circa 14 mesi. Io e Francesco, il nostro presidente, come ha accennato anche lui, siamo amici ormai da una trentina d'anni, eravamo compagni spesso nello stesso banco di scuola al nostro liceo scientifico e ricordo ancora quando parlavamo e ci divertivamo nelle ore di pausa e qualche volta anche non solo, vero Francesco, con il portatilino sotto il banco di scuola per sentire se la mattina tra una lezione e l'altra o nel momento di ricreazione c'era qualche segnalino da poter ascoltare. Lui era già licenziato, io chiaramente non lo ero. Poi le strade della vita ci hanno un po', diciamo, separato sotto il punto di vista della frequentazione abituale. Ci siamo risentiti e rivisti qualche anno fa e nel rivederci e nel risentirci, Francesco mi ha fatto rivenire la voglia di prendere la patente, perché comunque ci siamo rivisti, mi ha fatto vedere questi suoi, tra virgolette, giochi di passione nuovi, ci siamo rimessi insieme un po' davanti alla radio e complice anche il fatto che lui era presidente di sezione, mi sono deciso velocemente a ristudiare e a dare gli esami per prendere la patente, per essere abilitato ad essere Navy. Da lì tutto è nato. Io faccio l'informatico di professione, mi diverto ormai da tempo, da quando sono ragazzino, a giocare un po' con l'elettronica, e quindi ho un po' unito quelle che sono le mie competenze professionali a quello che era un hobby, e da lì ne ho tirato fuori, insomma, il divertimento che ad oggi è uno dei primari hobby che seguo. Per te, Francesco, grazie a tutti. Allora, Sì, scusate, prego. una domanda velocemente perché voi avete descritto la vostra storia e come siete entrati, ma in generale, chi sono i radioamatori? Come gruppo, come associazione,
come mai si diventa radioamatori? Solo uno ti ha detto no per passione, chi altro per conoscenza, dei gente che sta all'interno? Ma guarda, per risponderti, faccio subito vedere un commento che qualcuno ci ha fatto qua in diretta. È il Allora, ciao, sottoscritto. ci si diverte anche qua, esatto. Allora, quindi, innanzitutto siamo persone che si divertono. Quindi, anzi, un invito a tutti quelli che ci vedono, se avete domande lasciatele nei commenti, che poi, come vedete, ogni tanto qualcuna la prendiamo e la mandiamo anche live per tutti. E quello che facciamo, sì, fondamentalmente ci si diverte, perché, vedete, ognuno può avere dei sogni, noi ce l'abbiamo un po' così strani, magari legati alle radio, non lo so. Però io, per esempio, fin da piccolo, ma veramente ero piccolo, facevo, non so, saranno gli ultimi anni d'asilo o qualcosa del genere. E già pensavo a divertirmi con le radio, le vedevo nei film, mi ricordo c'erano dei polizieschi, i Chips, non so se qualcuno se li ricorda, vedevo quei poliziotti con le moto, con le radio, lì mi piacevano quelle cose. E quindi per Natale io volevo quelle moto con quelle radio, insomma. Quindi ognuno ha i suoi problemi, io già avevo questo, nel senso che mi piacevano già quelle cose lì. E quindi diciamo che era innanzitutto un sogno, cioè quello di poter vedere, sentire, uscire da una scatola una voce, quindi capire come funzionava. Quindi quello che facciamo innanzitutto è, come dire, divertirsi, va bene? Quindi mettiamola così perché nessuno è obbligato, nessuno è costretto a far nulla. Quindi è una passione vera e propria che per alcuni versi può essere anche un po' complessa, nel senso ci sono tante cose da conoscere, da imparare, tante regole anche da rispettare, perché comunque oltre ad essere degli appassionati siamo anche delle persone che si rispettano. Veniamo da contesti culturali totalmente diversi, a volte immaginiamo noi qua in Italia, ma potremmo avere persone in Cina, in Australia, in Giappone, Stati Uniti, Sud America, i radioamatori sono dappertutto. E, per esempio, solo negli Stati Uniti, se non sbaglio, sono circa 1 milione, una cosa di questo tipo. Quindi siamo tanti, anche molto diversi. Quindi innanzitutto sono persone che si rispettano, che non fanno, come dire, differenze se uno è bianco, uno è nero, un altro viene politicamente di una parte, di un'altra. Quindi diciamo che è un mondo aperto a tutti. E poi fondamentalmente quello che facciamo è studiare la tecnica delle radio, perché come diceva prima Francesco, tutti magari veniamo dal CB. Anch'io all'inizio, anni e anni fa, prima ancora di prendere la patente nel 94, come dire, mi divertivo con quello che era libero, nel senso che bastava comprare la radio, fare la domanda per l'autorizzazione ad operare ed eravamo a posto. Poi dopo anch'io non ero più contento di quello che potevo fare, non mi bastava più una quarantina, non mi bastavano più 40 canali, volevo qualcosa di più, e allora ecco che uno dà l'esame. Studia un po' di radiotecnica, magari dopo facciamo vedere anche il libro. Adesso non ce l'ho qui vicino, ma va bene. E quindi a quel punto viene la curiosità di sperimentare, di provare cose nuove, partire con un mondo veramente vasto. Tant'è che mi ricordo, io ebbi l'opportunità di conoscere alcuni radioamatori qua, per esempio, di Città di Castello, qui vicino. E una delle domande che feci, anzi, addirittura era uno di Trestina, Giovanni, K0NDN. E gli feci la domanda, dico sì, ma va bene, ma con quale radio devo cominciare? Con quale frequenza comincio? Perché ce ne sono tante. Partiamo da, per esempio, 1,8 MHz, la banda che noi chiamiamo dei 160 metri, perché la lunghezza d'onda è appunto intorno a 160 metri, fino ad arrivare a microonde, quindi anche a frequenze molto più elevate, dove la lunghezza d'onda è di qualche centimetro. E allora dici, sì, ma con tutte queste io dovrò cominciare, dovrò prendere la prima radio, dovrò comprare qualcosa. E allora mi ricordo, come anche ha detto Alessio, che all'epoca la prima radio fu un portatile, un piccolo portatile della Kenwood, il TH78, che per me era già qualcosa veramente di, come dire, di formidabile, perché lo vedevo nelle riviste dell'elettronica, lo vedevo in alcuni libri, in alcune pubblicazioni. È ovvio, ancora internet non c'era, era il 93-94 quando cominciavo come dire, a mettermi nell'ordine di dare l'esame, e quindi era un mondo ancora tutto da scoprire.
Quindi quello che facciamo fondamentalmente lo sintetizziamo in poche cose, volendo, nel senso compriamo delle radio o le costruiamo, montiamo delle antenne e poi cominciamo a trasmettere e a ricevere. Lo facciamo innanzitutto per imparare e poi per essere a disposizione, per esempio, come accennavo prima, in caso di emergenza. Perché, vedete, oltre a una passione, oltre a un bel hobby, oltre a un buon modo di divertirsi, è anche sano perché magari, diciamo la verità, tanti giovani che oggi magari si perdono dietro a droghe e cose simili, se stessero un pochino più in casa davanti ad una radio, forse tanti problemi ne avrebbero, non li avrebbero, mettiamola così. Tant'è che a volte girano anche dei meme, delle barzellette proprio su queste cose qua. E quindi è un buon modo per, come dire, accrescere la propria conoscenza, perché vedete, è una cosa individuale, nel senso che si fa singolarmente, ognuno dalla propria casa o dal suo, magari adesso come Francesco che ha il luogo di lavoro, ma è connesso in remoto con la sua stazione. Però poi si cerca la collettività, si cerca di stare insieme, perché se io trasmetto e non c'è nessuno che riceve, ha poco senso. Quindi si cerca di stare insieme agli altri, anche se si è lontani. Quindi quello che facciamo è imparare ad operare le radio anche per essere utili alla collettività. Tant'è che, per esempio, la sezione aree di Perugia, che io, come vi ho detto, rappresento, ma ci sarebbero poi tante altre cose da dire su chi vi potrebbe rappresentare meglio, come dire, ha la possibilità di gestire la sala radio della prefettura di Perugia, ma abbiamo anche altri compiti in caso di emergenza, perché uno degli scopi di essere radioamatore è anche questo, di aiutare. Come dire, in caso di calamità. Per esempio, non è la prima volta che, come avete visto, può arrivare un terremoto, può esserci anche qualche danno a strutture, a impianti di telecomunicazioni, eccetera. Quindi le prime cose da risentirne sono appunto le comunicazioni. Allora i radioamatori arrivano e vanno a tamponare la situazione, ma lo fanno per chi? Al posto delle autorità, al posto delle società che si occupano magari di telefonia. Quindi prendiamo le nostre radio, la nostra macchina, andiamo sul posto, andiamo dove c'è stato un terremoto, dove è saltata la linea telefonica, andiamo lì e facciamo le prime comunicazioni. Quindi siamo anche persone che in qualche modo si adoperano per la collettività. Per esempio, come ARI Perugia, durante il periodo estivo facciamo servizio avvistamenti incendi. Uno dice sì, ma che c'entra con la radio? C'entra perché stiamo dando un servizio alla collettività, andiamo in cima delle colline, ci mettiamo lì con le nostre radio dalla macchina, magari passiamo un pomeriggio in radio, ma nel frattempo facciamo avvistamento incendi. Quindi, vedete, oltre alla parte ludica c'è anche la parte etica, la parte più, come dire, ok, noi abbiamo dalla collettività, dallo Stato, la possibilità, anzi, il privilegio di poter utilizzare delle frequenze a noi riservate. Cioè delle frequenze che non può usare generalmente nessun altro, a meno di alcune eccezioni. Quindi, come dire, lo spettro è una risorsa preziosa, a noi viene dato in utilizzo. E quindi abbiamo in qualche modo il dovere di ricambiare mettendoci a disposizione. Quindi questo è uno degli aspetti che per me è molto importante e ci tenevo a sottolinearlo. Dopo è chiaro che c'è tutta la parte più ludica, ma questo è veramente un mondo, e magari su quello ne potrei farne anche parlare direttamente XBX, perché lui è uno che veramente per la nostra sezione coordina diverse attività. Io ho principalmente il compito di rappresentarla, di occuparmi un po' delle questioni più amministrative, e credetemi, ce ne sono tante. Però, per esempio, se non avessi XBX con me, ma anche Alessio e anche per esempio un altro socio, il vicepresidente Gianni KZZG che ci sta seguendo, ma anche tutti gli altri del consiglio direttivo, sarebbe un po' difficile andare avanti. Ma come per esempio, visto prima nei commenti, c'era uno che ricordava, adesso vediamo se ritrovo il commento, ve lo faccio vedere. Qua, vedete, qualcuno dice un saluto anche per Franco Roscini. Franco è un altro socio della nostra sezione, oramai lui ha superato i 60 anni di iscrizione alla sezione, quindi è un top honor roll, come si dice, cioè una persona che oramai ha fatto la storia della sezione. Quindi ci sono anche persone che sono la memoria storica, e se anche
Adesso stanno un pochino in disparte, comunque sono belle presenti con i loro ricordi, con i loro consigli e quindi ci danno una bella mano. Quindi vedete, è una cosa fatta di persone. Quindi innanzitutto i rianimatori sono persone, quindi stiamo insieme perché ci dà gusto stare insieme. E quindi ultime due cose, poi passo subito la parola a Francesco. Per quel che riguarda la sezione Perugia, considerate che è nata 74 anni fa. Era il 1946, quindi subito dopo la guerra, era il 6 febbraio del 46 e è stata fondata qui a Perugia. All'inizio ovviamente non avevano bella sezione come abbiamo noi adesso. L'abbiamo ristrutturata da poco, tutta bella ridipinta, grazie al Comune di Perugia che ci ha dato una bella mano. E quindi anche quello è un aspetto molto importante, perché avere un luogo dove ritrovarsi, dove poter scambiare delle parole. Adesso sapete, c'è il virus, gira e non possiamo uscire, però fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa, usavamo ritrovarci in sezione anche non tutti i giorni, questo è vero, però quando ci si ritrovava si poteva fare scambio di informazioni, ci si scambiava opinioni, apparati, magari uno lo porta e dice: "Oh, ma questa la radio l'ho comprata, come va secondo te, che fa?" Oppure si parlava di antenne, oppure si fanno attività associative. Si fanno corsi per radioamatori, corsi per telegrafia e seminari. Quindi altra cosa che noi facciamo è organizzare seminari tipo questo, che adesso facciamo ovviamente online, perché anche, come dire, la nostra, oltre ad essere un'associazione, tra virgolette, ludica, perché comunque ci divertiamo, rimane sempre il divertimento alla base, comunque lo scopo è quello della cultura, quindi è un'associazione fondamentalmente culturale. Io adesso lascerei subito la parola a XBX, che magari ci racconta un po' di come sono fatte le sigle, perché io ci ho scritto sotto di mezzo da 0 a B, lui c'è K0XBX, sopra c'è U0LFQ, abbiamo visto prima I0RSC, ma ce ne sono tanti altri. Quindi. Scusate, un'altra domanda perché vedo, no, scorrere. Quel 73, All the Best 73, poi 73 dei IW, quella codifica, visto che parliamo di codifiche, che significa? È una Sì, curiosità perché, penso un scusate. messaggio tipo questo, giusto? Sì, grazie. Allora, fondamentalmente, vedete, quando si parla come stiamo facendo noi, magari uno per dire una cosa fa un discorso con 300.000 parole, ridondante. Immaginate all'epoca del codice Morse, e per trasmettere una parola comunque ci poteva volere diverso tempo, nel senso una lettera dopo l'altra, anche ad essere veloci. In ogni caso, comunque ci vuole del tempo. Allora furono inventate delle sigle, furono inventate dei modi per sintetizzare. E quindi fu inventato, per esempio, il codice Q. Adesso vediamo se ne troviamo uno che abbia scritto. Voi che ascoltate, mandate un messaggio con qualche codice Q che poi lo facciamo vedere. E va bene, fondamentalmente furono inventate delle sigle, tipo questa 73 sta per saluti. Quindi era un modo sintetico per dire saluti, oppure buongiorno, o quello che è, comunque saluti in generale. 51, per esempio, sta per auguri, ma ce ne sono anche altre, e quindi come dire, è rimasto dall'epoca del codice Morse fra di noi utilizzare questo. Per esempio, noi adesso, vedete, qui ecco, Espedito mi ha scritto QRX. QRX è una delle sigle del codice Q che sta. Poi un altro, Alfredo, ha scritto QRZ, chi è in frequenza QRZ, vedete? Sono degli acronimi che servono a sintetizzare, ma neanche acronimi, proprio delle sigle, che servono a racchiudere una frase. Quindi chi è in frequenza, QRZ. Cioè, fondamentalmente poi noi lo utilizziamo per dire questo è il mio nominativo, quindi può avere anche diversi significati. Per esempio, noi adesso staremo facendo un cosiddetto QSO, cioè un collegamento bilaterale, ovvero. Adesso siamo su internet, quindi è un'altra cosa. Però in generale, se parlassimo con le radio, staremmo facendo un QSO. Ok? Quindi è un modo sintetico per intenderci. E ce ne sono tante di sigle, poi si imparano facilmente, non è un grosso problema. Ok, grazie. Prego. Allora, vai XBX se vuoi, allora a te l'onore. Sì. Cosa sono le nostre sigle? Se cerchiamo in quello che
può essere un elenco telefonico dei radioamatori, tanto per capirci. Se cercate il K0XBX, in tutto il mondo ci sono solo io. In Z0BD c'è solamente Francesco, India Uniform 0, LFQ c'è solo Alessio. Quindi sono sigle univoche che identificano una persona. Come vengono assegnate queste sigle e come facciamo noi radioamatori da una sigla a capire immediatamente con chi stiamo parlando? Allora, le sigle innanzitutto sono assegnate in serie di esami dalle competenti autorità. Quindi in Italia la sigla viene assegnata dal MISE, dal Ministero, l'ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. In America c'è per esempio la FCC, che è l'equivalente e così via. Quindi una volta superato l'esame di radioamatore, che oggi in Italia è solamente di teoria, quindi lo spauracchio del CV proprio della telegrafia che c'era ai miei tempi non c'è più, quindi oggi basta che uno si prepara su quello che è la teoria di una minima infarinatura di elettronica, che penso che gli studenti del professor Fiacca abbiano già per il loro status di studenti di istituto tecnico, e una minima infarinatura Professionale. professionale. E un minimo, diciamo, infarinatura di quelle che sono le normative che regolano questa attività a livello mondiale, che variano da paese in paese, però sono generalmente abbastanza lineari. E è sufficiente per superare l'esame, anche se insomma, non è che l'esame, uno si presenta all'esame e lo supera, perché ci sono, diciamo, diverse occasioni, fortunatamente non riguardanti la nostra associazione che negli ultimi anni vanta il 100% dei promossi, ma cioè, ci sono molte, diverse situazioni dove l'esame non si passa, quindi un minimo di conoscenza ci vuole. Una volta conseguita la patente e quindi l'abilitazione a poter operare una stazione da radioamatore, si può richiedere quello che è l'autorizzazione per poter impiantare la propria stazione di radioamatore. In quella fase viene assegnato un nominativo dal Ministero. Come, tanto per capirci, sono i nominativi degli aerei. Se voi fate caso, sulle code degli aerei c'è una sigla. Quella sigla è il nominativo dell'aereo, identifica quell'aereo lì. E come la nostra sigla identifica il radioamatore. E i K0XBX, I è ovvio, Italia. Quindi tutte le sigle che iniziano con la I sono assegnato, quindi il lotto di targa è assegnato al territorio italiano. Poi K è un progressivo, come per le targhe delle auto, si parte dalla lettera e poi si sale, no? Qui abbiamo dei blocchi, per esempio, se invece la seconda lettera K ci fosse stata una S, sarei stato un radioamatore sardo. Se ci fosse stata una T, sarei stato un radioamatore siciliano. E così via, cioè, quindi ci sono dei blocchi già preassegnati. Il numero che c'è nella nostra sigla è la prima lettera del codice di avviamento postale, quindi per l'Umbria, il Lazio e la Sardegna è 0, per la Lombardia è 2, l'Emilia-Romagna 4 e così via. E poi dopo c'è un progressivo, parte da AAA fino a ZZZ. I vecchi radioamatori avevano una sigla che iniziava per Italia 0, quindi non c'era nessuna lettera in mezzo. E ce ne sono rimasti pochi, qua Perugia, ma in genere, insomma, perché identifica licenze di lunga data. Finite, diciamo, le lettere, senza la seconda lettera, è iniziato con il K. Il K identificava quello che era all'epoca la licenza ordinaria. Ordinaria significa che l'operatore aveva superato sia l'esame di teoria che l'esame di telegrafia, ricezione e trasmissione. Sempre all'epoca c'era anche la licenza speciale. Io, prima di superare l'esame di telegrafia, ero Italia Whisky W0 RB, Radio Bravo, perché la W identificava diciamo, radioamatore che non aveva conseguito la licenza, diciamo, non aveva superato l'esame di telegrafia. Esaurita la K, siamo passati alla Z, quindi Francesco IZ0ABD. Come vedete, io sono XVX al termine del lotto delle K, perché poi dopo la X, YZ, quindi
l'ho conseguita a gennaio 94. Francesco IZ0 ABD è l'inizio della A, quindi presumo che l'abbia conseguita metà 94, fine 94. Finita la Z, siamo passati alla U. Ecco Alessio che è la quarta generazione, diciamo, perché la prima era l'Italia 0. Come diceva prima Francesco, l'Italia 0 RSC, Franco, che è il nostro storico socio e sempre tuttora attivo, era della prima generazione. Io ero la seconda, Francesco terza, borderline siamo, e Alessio quarta. Quindi è un pochino questo qua. Se collego con un radioamatore, per esempio, Team Kilo 3 Lima Radio, la prima lettera K identifica che è un radioamatore americano. Quindi io capisco subito che è un americano. Se fosse stato, che so, una Delta Lima 1 Alfa Alfa, il blocco con la DL è Germania, quindi è un radioamatore tedesco, e così via. Quindi inizialmente un pochino ostico da capire, perché sono tanti prefissi che identificano diversi paesi del mondo. Attualmente sono 340 i paesi radioamatorialmente attivi. Cosa significa? Che l'Italia per i radioamatori è un country, è un paese. Però anche la Sardegna è un paese, perché per quello che diciamo attiene l'attività dei radioamatori, attiene un pochino quello che è il mondo dei diplomi che girano nel nostro mondo, sono paesi, tutti quei stati, quei luoghi che hanno una propria autonomia politica, quindi la Sardegna per esempio è una regione a statuto speciale, ha una propria autonomia e hanno una certa distanza dal country diciamo madre. Quindi in tutto sono 340 attivi in tutto il mondo. Dei 340 ce ne sono alcuni, io per esempio attualmente ne ho collegati 333, me ne mancano 7 per completarli tutti. Ce ne sono alcuni che dovrò aspettare 20 anni per farli, perché per esempio il most wanted, il country più ricercato di tutti è il Nord Corea. Nord Corea l'attività radioamatoriale è proibita, e quindi a seconda di come si sveglia il presidente, chiamiamolo, l'autorizza oppure no, poi dopo viene riconosciuta. Cioè, diciamo che non è così semplice. A Perugia ci sono comunque sia dei radioamatori che si sono trovati al posto giusto, al momento giusto, hanno beccato quando era della giornata buona, quando autorizzava magari l'amico americano non l'ha autorizzato, polacco era l'ultimo, mi sembra, piuttosto che georgiano, e quindi l'hanno collegato. Oppure so un altro a cui sto dando la caccia è l'isola di Bouvet, che se cercate sull'Atlante è un puntino che è il posto più lontano raggiungibile nella Terra, perché sono settimane di navigazione sia andando dal Sud America che andando dal Sud Africa. È un'isola ai bordi del Polo Sud, dove praticamente lì ci vanno apposta, cioè non è che c'è qualcuno residente che magari prende la licenza e trasmette. Quindi l'ultima spedizione che hanno tentato è stata un paio d'anni fa, sono arrivati lì davanti, e premetto che arrivavano fortissimo tutti i giorni, mentre erano in nave li collegavamo costantemente anche diverse volte al giorno qua a Perugia. Il problema è che non sono riusciti a sbarcare sull'isola, perché il mare era talmente mosso che non riuscivano a sganciare gli elicotteri per alzarsi per poter sbarcare sull'isola. E l'isola è un ghiacciaio con pareti a picco sull'oceano, quindi inattaccabile. E siamo in attesa, quindi, che vengano fuori altri country. Diciamo che è un hobby che, oltre che la tecnologia, la tecnica, lo studio costante, come diceva prima il nostro presidente, non è che uno diventa radioamatore, compra la radio, prendi l'antenna e fai collegamenti. Io quello lo chiamo, non me ne vogliono i colleghi che sono in ascolto, io li chiamo sputacchia microfoni quelli. Cioè gente che è soltanto capace a premere un pulsante e parlare sul microfono. Al primo problema che trovano si fermano, quelli non sono radioamatori. Radioamatori sono quelli che c'è il problema, lo studiano, lo risolvono, ottimizzano, si costruiscono l'antenna magari migliore per cercare di fare collegamento che non riescono a fare con quella che hanno, che riescono a studiare tutte queste cose qua. Quindi è una cosa in continua evoluzione. Ma a fianco a questa
è anche un valido aiuto per la geografia, perché uno scopre tanti paesi, tanti luoghi che nemmeno immaginava che esistessero. Poi nascono anche lì amicizie con colleghi radioamatori di tutto il mondo, che poi quando li sente è come se fosse il vicino di casa, cioè nasce questo feeling. Ok, non rubo altro tempo perché poi dopo divento un pochino un vulcano, mi faccio prendere un po' dalle le cose, lascio spazio agli altri colleghi e alle altre domande. Guarda, una domanda che viene spontanea: perché la radio, se oggi abbiamo internet con cellulari, computer e qualsiasi altro ammendicolo? Ma semplicemente perché sono due cose, diciamo, diverse. Non è che una esclude l'altra. Porto un esempio. Recentemente un gruppo di nostri colleghi radioamatori hanno trasmesso da uno di questi posti remoti di cui parlavo prima, no? Sono stati alle isole, alle South Shetland, sempre Polo Sud, e lì l'unico collegamento che era fattibile, che si è riuscito a fare, era quello via radio. Nonostante loro avessero connessioni satellitari internet con le quali poter comunicare con noi, darci anche un pochino delle indicazioni, non erano in grado di poterlo utilizzare perché il segnale del satellite lì era basso, quindi internet lì non c'era. Ma noi con la radio, a qualunque ora del giorno e della notte, siamo stati in grado di fare collegamenti. Quindi è un mezzo assolutamente complementare a quello che è internet, con funzioni diverse. Grazie. Prego. E adesso, non so, adesso un'altra domanda. Perché diventare radioamatori 40 o 50 anni come me? Non so se chi mi può rispondere. Ma se volete, Alessio possa tranquillamente, quindi... Se volete rispondo io, che ho fatto questa scelta almeno in maniera formale proprio da meno tempo. Una premessa è, guardandosi indietro probabilmente lo farei prima, ma semplicemente perché qui vedete in sovraimpressione un po' legato al discorso che si diceva prima, le stazioni che in questo momento sono pubblicate per essere contattate. Come vedete ci sono tante bandierine, tanti utenti, tante stazioni che potrebbero essere chiamate proprio in questo momento. Dicevo, se tornassi indietro probabilmente, come spesso succede per attività o scelte relativamente importanti della propria vita, lo farei anche prima, perché è un bel modo per mettersi in gioco, per conoscersi, per conoscere altre persone, per poter parlare con un mezzo di comunicazione che ti mette comunque alla prova, anche tecnicamente, per poter contattare stazioni remote. Non credo ci sia un'età giusta, come non c'è un'età sbagliata. È un programma di studi che di fatto con attenzione, permette di fatto a chiunque di poter mettersi in gioco, studiare, poter superare e superare l'esame ministeriale. È un modo, come dicevo prima, per aumentare il range della propria comunicazione. È sicuramente un modo per fare un tipo di comunicazione che altrimenti è impossibile provare. Personalmente, ripeto, la scelta è stata un po' guidata dalle vie e dalle scelte prese durante la vita, che in particolar modo negli ultimi anni avevano assorbito la stragrande maggioranza del mio tempo per motivi lavorativi. Quindi nel momento in cui ho trovato lo spazio necessario per poter diciamo, accogliere, riservare del tempo per studiare, dare l'esame e poi iniziare l'attività radioantistica, ho iniziato questa esperienza. Ma non consiglio di farlo prima possibile, se c'è un po' di impeto e un po' di curiosità nello scoprire questo mondo, nello scoprire un po' quella voglia un po' retro anche di sentire un altoparlante che gracchia e sentire, riuscire ad ascoltare un radioamatore che sta di fatto dall'altra parte del mondo. Si fanno collegamenti curiosi, anche importanti sotto il punto di vista delle distanze. In questi giorni, per esempio, nel mio piccolo ho contattato in fonia la Nuova Zelanda, è un collegamento che
nella direzione del link che ho fatto, aveva comunque una distanza di circa 21.000 km dalla stazioncina di Perugia. Quindi sono comunque delle piccole prove, il sentire una voce calda di un radiamatore dall'altra parte che ti comunica comunque come sei stato ricevuto. Ti fa i saluti, chiede com'è la situazione del momento, per esempio nell'emergenza Covid, è un modo per stimolare lingue che non sono la madrelingua nella quale siamo abituati a comunicare, perché comunque il 99% delle volte si comunica in inglese. È un modo per socializzare in maniera diversa. Quindi 40 anni sì, nel senso lo prenderei come, per riassumere, per terminare questa risposta, lo prenderei come riferimento. Nel dire non è mai troppo tardi, quindi perché no anche a 40, 50 o 60 anni, ma sotto il punto di vista dell'esperienza personale, il mio appassionato consiglio è nel momento in cui c'è curiosità e un po' di tempo da poter dedicare, il prima possibile, perché è veramente divertente. Grazie. Adesso un'altra domanda Professore, altrettanto. Sì. se mi dà un secondo, do il benvenuto anche a Chiara, probabilmente l'avrà Ci riconosciuta. Ciao conosciamo. Riccardo, Ciao. avevo annunciato che ci sarebbe stato Ciao. qualche special guest e Sì. così è. Come stai? Quindi. Ma io benissimo. L'ho saputo ieri sera dell'incrocio, diciamo. Faccio vedere che c'è anche la parte femminile in questo gruppo. Sotto i 40 poi, visto che parlavate dei 40 anni. ma io ho superato i 50, quindi. Anzi, ci ho Vabbè, tenuto basso. e quindi potrebbe anche lei, volendo dire qualcosa sul perché prende la patente non proprio a 16 anni come feci io, come fece XBX, perché anche lei, vedete, ha il nominativo IU0, quindi uno degli ultimi, non ultimissimo, ma insomma, di un paio di anni fa oramai. Quindi Eh sì, vai Chiara, se festeggio vuoi. 2 anni tra un paio di mesi, a luglio 2018, quindi. Allora, guarda, sì, ti dico, io ho sentito chiacchierare tanto di radio da tanti anni, nel senso in famiglia poi abbiamo il CB con cui mi ero incuriosita un pochino, ma era una cosa così. Sentivo dire che c'era questa patente da radioamatore che era più un boh, dico, ma a che servirà? Poi il presidente qui vedevo che smanettava sempre queste radio, sti rumori in sottofondo quando stai vicino a lui in auto, e dicevi le cose sono due, o questo è fuori di testa oppure qualcosa di interessante ci può essere dietro, no? E, poi visto Riccardo anche con il lavoro, insomma, con la scuola, parlando sempre di elettronica, insomma, era un mondo che Sì. comunque non era poi tanto distante da me. E visto che insomma sono una persona piuttosto curiosa che pensa che poi per giudicare delle cose bisogna conoscerle, no? Quindi non puoi dall'esterno dire Provare ok, per boh, credere, certo. esattamente. E allora mi sono messa in gioco, 2 anni fa ho preso questa patente e io purtroppo diciamo al momento non è che sono molto attiva perché per una questione essenzialmente di tempo. Perché poi ecco, oltre alla radio, poi ce ne ho tante altre, quindi metterle tutte insieme non è mai semplice. Però devo dire che rispondendo alla premessa, no? Cioè, mi sono detta: ma questo è fuori di testa o no? Dico no, nel senso che poi quando ci entri dentro, innanzitutto io sono anche socio dell'ARI e devo dire che la sezione, poi il radiamatore in generale, sono. Cioè, sono proprio forti, cioè, sai che quando entri un po' su una famiglia, no? Cioè, tu magari ne sai parecchio meno, nonostante di teoria ne puoi sapere tanta, ma poi dopo all'atto pratico sei un po' scarno, no? Non avendo mai provato. E loro, guarda, è un bel mondo perché lì non importa quanti anni hai, non importa chi sei, fai una domanda, ti rispondono, sono sempre molto disponibili. Poi mi piace il discorso del contest, questo non so se l'avete già menzionato perché ero a lezione No, poco fa. Ecco, non so cos'è. cioè, poi io ho visto che è un po' come nel calcio, no? C'è il tifoso, poi c'è il giocatore, c'è quello professionista e quello dilettante. Qui è uguale, ognuno ha la sua specialità. Cioè, quello che è appassionato appunto più del discorso, magari antenne, chi del discorso contest, no? Quindi
A me piace questa parte per il momento, in attesa di poter poi evolvermi anche sotto altri, diciamo, sotto altri profili. Però è divertente, è un po', guarda, io sono grandissima appassionata di calcio e ti dico che quando guardo le partite, poi oppure mi metto in gioco su questi contest, è la stessa cosa, diventi anche cattivo come quando, no, ce l'hai con gli Juventini perché il rigore c'era, ma nessuno l'ha fischiato. Uguale qui, nel senso, ci sono delle regole e anche questo è bello, no? Ti dà un senso di responsabilità su quello che si può e non può fare. E poi, come nel calcio, ecco, c'è un po' chi bara, ogni tanto anche nei contest trovi qualcuno che cerca un po' di prevalere. Però per lo più, insomma, è bello perché è un mondo corretto, divertente e soprattutto utile perché, insomma, penso che fino adesso avrete parlato anche del discorso invece più serio, diciamo, però sperando che qualche ragazzo, magari vedendo questa diretta, si invogli, io ho parlato anche dell'aspetto ludico, no? Che magari spesso può essere Guarda, tutto è nato dalla semplice domanda di un ragazzo della mia classe che mi ha chiesto, ma per la licenza per il baracchino, che devo fare? Aia. Cioè, proprio così, terra terra. E chiaramente io ho detto, visto che io non lo so, rivolgiamoci agli esperti perché era una cosa più normale. E poi parlando con Francesco ho detto, magari... Ampliare invece di rispondere semplicemente alla domanda, ampliamo Certo. qualcosa, far conoscere il mondo, cercate di fargli vedere quello che cos'è, sarebbe bellissimo. Io il primo contatto che ho avuto con i radioamatori è stato all'Istituto Superiore a Spoleto nel 2004-2005, mi pare. E arrivarono con un'antenna e praticamente io vidi, perché io sapevo solamente che era un baracchino con cui parlavano in codici strani. E arrivò una fotografia dalla Polonia, quando ancora i cellulari mandavano al massimo un SMS. No? Ecco, la cosa bella è stata quella, no? E mi sono sembrati qualcosa di avanti. Adesso sembrano effettivamente un pochettino più una cosa di nicchia, no? Mettiamola così. Però a quei tempi io ci sono rimasto male. E domanda nasce spontanea. C'è anche la gara a chi ha l'attrezzatura migliore? Come è fatto un baracchino? Com'è sta stazione? Che poi che è il baracchino? Ecco. Allora, qui io farei sempre rispondere, non lo so, adesso scegliamo un po', forse Perché X-Bix, che vedo lo vedo dietro già Francesco, sorridente. io vedo dietro Francesco una stazione Sì, no, galattica, insomma, io so. la mia è tranquilla. Adesso c'ho un qualcosina, qui, vabbè, non c'ho tante radio, però per esempio, vedete, qui qualcuno lo scrive proprio, ha detto quali sono gli elementi del baracchino? Sì, allora innanzitutto baracchino no, ok, nel senso quello ci chiamiamo CB, cioè o ci chiamano CB, nel senso che noi non lo utilizziamo come termine, quindi utilizziamo principalmente la stazione, quindi ok, oppure le nostre radio, ma baracchino sembra quasi un po' dispregiativo, quindi no. E comunque come è fatto? Fondamentalmente, vedete, io qui ho delle radio, queste sono cosiddette desktop da tavolo, ma abbiamo anche radio da automobile o delle radio portatili, per esempio, tipo queste qua, comunque dei Palmari, delle radio che hanno la loro antennina e poi c'è il corpo della radio. È chiaro che dipende da quello che si deve fare, quindi se, come diceva per esempio XBX o anche Alessio Chiara, per esempio durante i contest, eccetera, se dobbiamo fare delle attività abbastanza intense, quindi per ore o per comunque collegamenti transatlantici o intercontinentali, quello che è, con un portatile diventa difficile, cioè non si può fare. A meno che non si, come dire, utilizzi qualche stratagemma, cioè di andare poi a finire tramite internet con dei gateway e uscire dall'altra parte del mondo, però quello non è più radio, è un'altra cosa. Quindi quello che facciamo è fondamentalmente comprare o costruire delle apparecchiature, metterle sul tavolo, collegarle ad un alimentatore, cioè un dispositivo che converte la 230 volte della rete, quindi alla presa elettrica di casa abbiamo 230 volte alternate, per le radio servono 13,8 volte, quindi avremo un alimentatore che ci dà l'energia sufficiente. Con questo facciamo funzionare le radio
e poi le colleghiamo a delle antenne. Antenne che cambiano per diversi aspetti. Abbiamo antenne che irradiano tutto intorno, quindi le cosiddette omnidirezionali, oppure le antenne direttive, cioè immaginate delle antenne che irradiano il segnale principalmente in una direzione. E dico principalmente perché poi è impossibile avere antenne che irradino solo in una direzione. Generalmente hanno una, come dire, una copertura su un angolo solido che può variare da alcuni gradi ad alcune decine di gradi, più dei, come dire, dei difetti, dei lobi secondari, delle direzioni non desiderate. E quindi, per esempio, quando si effettuano contest, avere la possibilità di utilizzare una direttiva può tornare molto utile, perché si riesce a indirizzare la potenza, il segnale verso una stazione con la quale si vuole effettuare il collegamento e in qualche modo isolarci dalle altre, da quelle che sono indesiderate, che magari in quel momento stanno cercando di chiamare sempre quel corrispondente. Prima Francesco faceva menzione di una spedizione a Bouvet Island e considerate quindi è un posto remoto, un posto dove non ci sono radioamatori, ci sono forse solo i pinguini. E quindi riuscire a collegare, avere quel country, ovvero avere delle cartoline, perché poi alla fine di ogni collegamento noi ci scambiamo delle cartoline, quindi qui ne ho un po', insomma, io non ce ne ho tantissime, ma loro, per esempio, che sono molto più assidui di me, ne hanno decine di migliaia, e ci scambiamo delle cartoline a conferma, come quando uno va in un posto in vacanza, manda ai familiari la cartolina, oh, sono stato qui, saluti, eccetera, eccetera. Noi ce le facciamo in modo molto simile, però per confermare il collegamento. Quindi avere la possibilità di avere una conferma da un posto è importante. E immaginate quindi, come diceva prima per Bouvet o per la Nord Corea, eccetera, ci sono dei country che sono rari, che non sono alla portata di tutti perché, come dire, sono disponibili pochissime volte nella vita. E allora in quel momento tanti si accavallano e c'è proprio una competizione, quindi chi ha la stazione migliore passa per primo, anche se non è detta, dopo dipende un po', come dire, dalla capacità del singolo di farsi sentire, e su questo magari XBX ci può dare qualche dritta, anche se non è molto propenso a svelare i suoi segreti, e è anche giusto perché sono anni di esperienza che si accumulano e che ognuno gestisce in modo, come dire, proprio, ma custodisce anche segretamente, ed è giusto Segreti vanno così. condivisi con chi merita di riceverli, chi li sa pensare. Esatto. Le perle ai porci non sono sempre la cosa migliore. E quindi vedevo prima anche una domanda, vediamo se la ritrovo, la mando anche direttamente online. Fondamentalmente diceva, quali, eccolo qua, per esempio, ci diceva qual è il range di frequenze che usate in Italia. Allora, innanzitutto non le usiamo solo in Italia e quindi lo usiamo un po' in tutto il mondo, altrimenti diventerebbe difficile parlare con qualcuno che magari sta negli Stati Uniti o anzi in Australia, in Giappone, in Africa o dov'è. Perché quindi c'è un ente che si chiama ITU, International Telecommunication Union, che fa capo all'ONU, che gestisce tutta l'assegnazione delle frequenze a livello mondiale. E non le gestisce solo per i radioamatori, ma le gestisce per tutti i servizi, quindi dalla telefonia, televisione, radio, servizi segreti, che ne so io, varie cose. Quindi dice: queste frequenze sono per i militari, queste sono per i radar, queste per il traffico aereo, queste per l'FM commerciale, queste per il broadcasting AM e queste per i radioamatori, tanto per fare alcuni esempi. E le gestisce a livello mondiale, dice: queste sono bande riservate. Poi, dopodiché, ogni singolo Stato emana i suoi regolamenti interni, cioè le cosiddette direttive o quello che siano, e quindi ci sono delle piccole differenze fra uno Stato e l'altro. Per esempio, in alcune bande noi abbiamo delle porzioni di frequenza magari minori rispetto ad altri Stati, vedi per esempio la banda di 160 metri dove abbiamo 20 kHz e magari altri Stati hanno 100 kHz o anche più, dipende. Quindi ci sono comunque dei regolamenti che ci permettono di usufruire dello spettro elettromagnetico a livello globale, altrimenti diventerebbe difficile. Per esempio, un'attività molto carina è quella di collegare la Stazione Spaziale Internazionale. Sapete, c'è questa stazione che gira intorno alla Terra a circa 400 km d'altitudine, che è la ISS, ed è possibile collegarla. Il più delle volte solo in ascolto,
nel senso che loro periodicamente trasmettono per alcuni eventi, alcune celebrazioni delle immagini e quindi queste immagini possono essere ricevute con la radio. Sì, ma qualcuno già dovrebbe chiedere, ma come mai con la radio riceve le immagini? E fondamentalmente noi riusciamo a trasmettere, per esempio, delle immagini statiche, quindi non il video, su un canale audio, quindi con una banda molto limitata riusciamo nonostante tutto a far passare un video. Quindi ci sono delle tecnologie che poi uno impara ad utilizzare che sono molto utili, molto carine, anche perché immaginate, torno lì, ma immaginate in emergenza, dovete andare a fare un sopralluogo, che ne so, il prefetto vi chiede, fatemi avere una visione, ditemi che sta succedendo lì, oppure il capo della protezione civile, quello che è, e noi possiamo andare lì volendo e mandare un'immagine semplicemente con una radio, quindi con un mezzo semplice, un mezzo poco costoso. E utilizzando un computer e una radio collegati insieme. Dall'altra parte deve esserci ovviamente il viceversa. Quindi, per esempio, la stazione spaziale è carina collegarla, ha una frequenza ben definita, che è uguale in tutto il mondo, 145,8 MHz in FM, e lì, quando loro sono attivi, per circa 10 minuti, non più, perché il tempo dal sorgere al tramontare della stazione sopra il nostro orizzonte. E noi possiamo per esempio ricevere delle immagini oppure a volte parlare con degli astronauti. Io ricordo nel 2002, adesso permettetemi un piccolo flashback, ricordo nel 2002 realizzai insieme ai colleghi della sezione aerea di Città di Castello un collegamento con l'astronauta Roberto Vittori. All'epoca il suo nominativo era IZ6ERU, Eco Romeo Uniform, e lo collegammo perché il suo figlio Riccardo andava a scuola a Città di Castello, faceva le elementari e quindi, come dire, ci contattarono, dissero: perché non organizziamo un collegamento con Roberto mentre sarà su dalla scuola? Così facemmo. Venne quella mattina la moglie, i figli, eccetera, e organizzammo un bel evento e fu una bella occasione, io conservo gelosamente la registrazione audio di quella cosa, ho anche delle cartoline a conferma, anzi ve la posso far vedere adesso, scusate che muovo la webcam, ma questa è quella che vedete, eccola là, la cartolina che è abbastanza grande, questa è in formato A4, però la firmò Roberto Vittori direttamente quando tornò dalla sua missione un mese dopo. Quindi è tornata a terra, ci venne a trovare, parlammo, ci conoscemmo di persona e fu bello, anche perché fui io poi a chiamarlo lì per lì, quindi il nominativo chiamante era il mio, e insomma, fu una bella emozione. Quindi 18 anni fa io ancora ero, non dico fresco, ma insomma non avevo tutta l'esperienza che ho oggi, e quindi ci sono sempre delle cose da imparare, delle emozioni, così come lì sopra ho anche altre cartoline. Di quella che fu la Mir, la stazione spaziale russa, Mir in russo vuol dire pace, quindi era come dire, prima ancora della ISS c'era la Mir, poi ricorderete, qualcuno forse si ricorderà, che fu fatta precipitare, quindi quando precipitò per me fu anche un momento un po' doloroso perché ero legato comunque a quella stazione, considerate la prima volta la collegai che avevo, mi sa, 16-17 anni, quindi per me uno dei primi traguardi. Riuscire a collegare la stazione spaziale russa, a lasciare dei messaggi, perché all'interno c'era un BBS, forse alcuni non lo sanno, ma quando ancora internet non esisteva o era proprio agli albori, c'erano i BBS, cioè i Bulletin Broadcasting Service, se non ricordo male, voleva dire questo, cioè dei computer dove si potevano lasciare dei messaggi. Era un po' l'anteguerra della posta elettronica. E quindi si lasciavano lì dei messaggi nel loro PMS, nel personal mailing system. Per esempio Alessio qui adesso stava facendo vedere, ecco, alcune foto dalla ISS. Ale, se ne hai più mandale pure. E quindi all'epoca collegai la Mir come, diciamo, parlando con un astronauta, se non ricordo mai si chiamava Thomas Reiter, mi sembra che era tedesco, e poi la collegai anche in packet radio, quindi col computer lasciai dei messaggi, loro mi risposero. E poi ottenni delle cartoline, lo Space Radio Telegram in cirillico, addirittura scritto in cirillico, proprio a conferma di quella cosa. Quindi ci sono, ognuno ha dei ricordi. Ecco, per esempio, questo è un altro RS0 ISS, quello che state vedendo, è una foto
vedete che è scritta in russo, perché lì in quel momento, a dicembre 2019, celebravano i 75 anni, non lo so cosa, Intermai 75, qualche celebrazione. Vedete, ci sono delle date, eccetera, eccetera. E queste sono foto ricevute dall'ISS, le ha ricevute Alessio, io ho le mie da qualche parte, XBX ha le sue, eccetera, eccetera. Insomma, questo è quanto. E penso di aver risposto, se non ci Sì, sono scusami, altre domande. Vai. avevo il microfono muto. Una domanda di un ragazzo, insomma, della mia classe. A quanto ammonta il prezzo per la postazione? Ah, qui è un problema grosso, perché ci sono stazioni che con poco ti danno soddisfazioni, e quindi non c'è in realtà un prezzo minimo, potresti anche utilizzare apparecchiature di seconda mano, terza mano. Io per esempio qua ho una radio che ha oramai 30-40 anni, qualcosa del genere. Qui a fianco c'è una radio di un carro armato, quindi dipende. Quello che vogliamo fare, io per esempio ho fatto tanti collegamenti con questa radio qua, la comprai da un radioamatore qua di Umbertide, una radio usata, ha una quarantina d'anni, un Kenwood TS530S, e mi diede già all'epoca tante soddisfazioni, ci collegai all'Australia tranquillamente, anzi mi ricordo collegai un'isoletta Truk in Micronesia, V63K, una cosa del genere, nominativo, in fonia, quindi a voce, con 100 poco più watt ed un dipolo fondamentalmente. Quindi dipende da tante cose, non è che la stazione più costosa ti dà prestazioni migliori. La presi qui, ripeto, da un radioamatore Italia 0 e RU, e fondamentalmente. Quindi anche con poco ti puoi divertire. Poi certo, se vuoi cose un pochino più tecnologiche, più spinte, ci sono tante radio. Ma per esempio Alessio, con una radio come questa, che costa 600-700 euro, una cosa di questo tipo, è moderna, è tutto, però riesce a fare tante cose. E poi magari ve ne parla lui. XBX, anche lui ha tante apparecchiature. Chiara predilige il digitale, per esempio, lei va in DMR. Cioè ci sono, dipende dalle attività, quindi non c'è una stazione per tutti. Il mio sogno, per esempio, è installare una bella parabola per fare collegamenti via Luna. Quindi un'altra cosa strana che facciamo è mandare segnali sulla Luna si riflettono e tornano alla Terra. E prima o poi la metterò su, ho in garage una parabola da 2,5 metri di diametro. Non è grandissima, ma prima o poi andrà ad essere operativa. Però in quel caso poi la stazione te la costruisci. Quindi che valore dare? Boh, non lo so. Perché lì c'è tanto lavoro tecnico, manuale, proprio ognuno fa il suo. Ma magari su questo anche XBX, Alessio e Chiara, se vogliono, io lascio a loro la parola. Nel frattempo leggo i commenti, vediamo se ce n'è qualcuno interessante, Sì. poi lo mando Ma live. magari se riuscite a dirci un ragazzo di 17-18 anni che vuole approcciare questo mondo, da dove si parte, insomma, ecco. Posso rispondere io? Allora, si parte dai 20 euro, che è il costo di un palmare VHF, un FM, che consente di fare collegamenti in ambito locale tramite ripetitori anche interregionali, per arrivare a cifre no limit, ecco, tipo quello che sta facendo vedere Alessio, quello è un palmare, costa sui 25 euro su Amazon. Ovviamente ci vuole la licenza per utilizzarlo. Molti lo usano per esempio per le battute della caccia al cinghiale, ma se li prendono un pochino c'è il penale dietro perché sono apparecchiature un po' delicate. Per arrivare a sono stazioni che costano milioni di euro, milioni di dollari, diciamo, quindi cose folli. La stazione media per iniziare, per fare quello che è un'attività per collegare un pochino il mondo, quindi significa che con la mia stazione collego l'Europa, collego qualche americano o anche qualche australiano, perché no? Basta una radio usata che con 200-300 euro si trova, una radio diciamo decente, buona, moderna, e 10 euro di filo normale, comunissimo filo elettrico. Cioè per fare l'antenna non serve partire con antenne direttive. Per esempio, io ho
ho sul tetto un'antenna un po' particolare, piccola come antenna, perché è 1,40 m per 11 metri, sono due elementi. Piccola ma funziona bene, praticamente ci sono due motori passo passo, a seconda della frequenza dove mi sintonizzo, questi motori allungano, accorciano le bandelle di rame all'interno degli elementi per ottimizzare l'antenna per il massimo rendimento. Ma questo è un punto di arrivo, diciamo, non è un punto da cui partire, perché io dico sempre di fare le cose per gradi, perché se uno parte già con una stazione già di un buon livello, investendo qualche migliaio di euro, poi dopo il divertimento se lo brucia subito. Quindi la risposta è qualche centinaio di euro per partire. Poi l'appetito viene mangiando. Un segreto che lo condivido, ma per noi radioamatori non dovrebbe esserlo tanto, è investire più sulle antenne che sulle radio, perché se il segnale non lo ricevo nella mia antenna, non lo ascolto con nessuna radio, e se la mia antenna non irradia il segnale, posso mettere quanta potenza voglio, ma il segnale non esce. E per la radio, è più importante la parte ricevente che la parte trasmittente, perché è più facile farsi sentire che ascoltare. Quindi, una delle cose fondamentali è, diciamo, scegliere radio che abbiano una buona ricezione. Su questo ci sono delle cose a basso costo che funzionano veramente bene, perché ci sono delle semplici anche chiavette USB che riescono a ricevere meglio di una radio di 10-15 anni fa, grazie alle tecnologie digitali. Quindi l'importante è ricevere. Poi in qualche modo dall'altra parte sentono, perché noi dobbiamo pensare una cosa, che in Italia, qui da noi, come in molti paesi industrializzati, abbiamo un forte rumore di fondo generato da tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche che abbiamo intorno, motori elettrici, alimentatori, switching, quindi qualunque cosa, anche un semplice cellulare vicino alla radio può generare disturbi di fondo alla radio. Quei disturbi di fondo coprono i segnali bassi, quindi vanno a impedirci di ricevere la stazione. Dall'altra parte, la stazione che sta magari nell'isoletta in mezzo al Pacifico, come diceva prima Francesco, in Micronesia, piuttosto che magari il missionario che per passare il tempo nella missione in Africa qualche ora la passa in radio per fare i collegamenti con i suoi colleghi in giro per il mondo, magari lì c'è al massimo una lampadina, quindi il rumore non c'è, quindi ascoltano più facilmente, quindi è più facile che ci ascoltino piuttosto che noi ascoltare loro. Quindi questo è fondamentale, la ricezione, perché se non si ascolta non si deve trasmettere. Purtroppo molti trasmettono, sono chiamati coccodrilli, bocca grande e orecchie che non esistono. Quindi molti trasmettono, utilizzano anche alte potenze, però non ascoltano e disturbano solo gli altri. Quindi la cosa fondamentale è bilanciare. Una stazione semplicissima, una radio anche di 20 anni usata che si trova con pochi soldi, un pezzo di filo della lunghezza giusta, perché va calcolato, va posizionato in maniera corretta, perché cioè, se l'antenna la metto, che so, dentro casa, sì, funziona. Però è completamente diverso che se la mettessi a 4-5 metri sopra il tetto, pienamente aperta e quindi in grado di irradiare più tranquillamente. E con quello già uno è in aria e si diverte tranquillamente. Ti ringrazio. Con questo mi associo alla domanda che vedo qui di un altro studente, no? Per iniziare bisogna partire da qualche parte e trovare le stazioni giuste, quindi l'attrezzatura giusta. Ci sono incontri, ci sono posti dove trovare il materiale, trovare anche le conferenze che ti aiutino a cercare questa roba. Rispondo io o rispondi tu, Francesco? Ma io farei rispondere Chiara, va, così almeno lei sicuramente è entrata da poco, ci ha conosciuto, quindi sa sicuramente come trovare informazioni. Allora, innanzitutto io direi questo: chi vuole partire
ha innanzitutto l'Associazione Ari di Perugia, la sezione di Perugia, che fornisce anche adesso, non so se prima è stato detto quando non c'ero, fornisce sostegno anche per la preparazione all'esame stesso, per la patente da radioamatore, l'avete già detto prima? E, al momento considerate che nonostante la situazione anche di appunto la situazione dovuta al Covid, eccetera, no? Che quindi non avrebbe permesso di continuare il corso che solitamente si tiene in sede a Ponte San Giovanni, ovviamente figuriamoci se i radioamatori si fermano, no? Di fronte al Covid, quindi hanno proseguito come, esattamente come la scuola, con una didattica a distanza, quindi tramite Zoom, piattaforme varie, è possibile comunque poter continuare a seguire il corso che viene riproposto ogni anno. È un corso che viene per lo più gestito dal presidente Francesco, con interventi però anche di altri soci, insomma, ognuno dà il contributo, diciamo, nelle sue possibilità e nelle sue disponibilità, sia di tempo che, diciamo, competenze. Questo per quanto riguarda la parte teorica. Chiaramente già uno studente, per esempio, del professionale o dell'istituto tecnico sono comunque già avvantaggiati, no? Perché partono comunque con delle competenze scolastiche che gli permettono di affrontare l'esame della patente, diciamo, con più serenità. Aggiungo solo una cosa rispetto a quanto ha detto Francesco poco fa. Diciamo, non deve essere il discorso economico a frenare i ragazzi, perché se no è come quando uno dice: voglio iniziare a studiare, che ne so, pianoforte. Uno non è che compra il gran coda perché è il più bello. È chiaro che se entri su un negozio e vedi quello, che in confronto la tastiera è una schifezza, no? Però l'idea di base è quale deve essere? Voglio vedere se mi piace e se mi diverto. Quindi non farsi frenare dal discorso costi, perché come è già stato detto, con poco si può riuscire già a partire con basi più che solide e soprattutto a vedere se è una strada che interessa e valutarne tutte le varie possibilità. Quindi che insomma, i ragazzi, soprattutto poi diversi, li conoscono anche dei tuoi studenti, che hanno molto ingegno, hanno capacità, sono molto, tra l'altro, anche da un punto di vista manuale, sono molto attivi e in gamba. Cioè, se l'idea è: sono interessato, intanto iniziassero per esempio anche a seguire il corso, che al di là di dare, cioè non deve essere visto come un'ulteriore lezione al di fuori della scuola, ma proprio un colloquio, perché quello che si fa è proprio si parla, ci si scambia non solo competenze, ma soprattutto esperienze, e si cerca di coinvolgere nuovi ragazzi, perché alla fine, cioè, diciamolo chiaramente, l'ARI non ci guadagna niente a fare questi corsi, no? Quindi perché lo fa? Perché il bello è proprio quello di poter, quando uno c'ha una cosa bella, la vuole condividere, no? Quindi condividere le proprie esperienze e fare in modo che questa attività, che i radioamatori possano essere un gruppo sempre più grande, in maniera tale che anche il più piccolo, il novellino che entra, in realtà dopo poco può dare il suo contributo, può dare stimoli e può dare idee aggiuntive proprio con cui realizzare ulteriori idee e ulteriori attività. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, posso, guarda, intervenire? Aggiungo una cosa, proprio su queste ultime cose che ha detto Chiara. Guardate, io era l'anno 96, qui c'è il francobollo che lo testimonia, cercavo informazioni su alcune caratteristiche di questa radio che vi dicevo qua, e cercavo delle informazioni su de delle valvole, quindi ancora internet non era molto diffuso. Guardate, un radioamatore. Adesso poi vi faccio vedere. Mi mando tutta una tabella con i dati delle valvole, quindi dei tubi a vuoto utilizzati in quella radio. Quella è una radio ibrida, nel senso che ha una parte a transistor e una parte a valvole. E questo, io mandai un messaggio via packet su un certo server. Lui mi rispose mandando una sua lettera scritta a mano. E il bello è che ci mise anche la cartolina. Questa qua, la vuoi far vedere? Adesso non so nemmeno se chissà mai potrà vederlo, però c'era una scritta qui, anzi c'è una scritta qui, e ci aveva scritto come erano belli i tempi quando sentivo la voce di Marconi.
Quindi è un radioamatore che c'era già all'epoca di Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi è morto nel 1937. È stato il primo presidente onorario dell'Associazione Radioamatori dal 1927, quando è stata fondata, fino al 1937. Guglielmo Marconi è colui che ha inventato la radio. Cioè, non è uno qualunque, è quello che, quella persona che ha vinto il Nobel per questa invenzione, ma è anche colui che ci ha dato la possibilità oggi di poterci divertire in questo modo. Ma oltretutto ci ha dato la possibilità di avere la televisione, di avere la radio commerciale, di avere il telefonino cellulare. Se non ci fosse stato lui, probabilmente ci sarebbe stato qualcun altro, questo è vero. Però è stato lui, qui in Italia, a Sasso Marconi, alle porte di Bologna, che ha dato il via a tutto quanto. Quindi, vedete, è qualcosa che ha una storia, ha un, come dire, un certo fascino anche da questo punto di vista. Io, per esempio, un altro bel ricordo, eccolo qua, ho voluto prendere le cartoline, questa è una cartolina che ricorda 100 anni di radio a Città di Castello, installammo sopra la torre civica a 40 metri a terra, lo vedete qui, un'antenna fatta con fondamentalmente due croci di legno così da formare un telaio di 5 metri di lato, quindi erano 20, 25, sì, 25 metri quadrati di antenna, due elementi a distanza di circa 4 metri uno dall'altro e montati a 40 metri da terra, più un dipolo da parte a parte sulla piazza, anche quella era circa 40 metri. E in quell'anno, io mi ricordo che era il 95, quindi iniziavo proprio in quei momenti. E vedere queste cose era qualcosa di strano. E tutto questo fu fatto per celebrare i 100 anni di radio, cioè 100 anni dall'invenzione della radio del 1895. Ovviamente era tutta diversa, all'epoca era la radio totalmente, fondamentalmente la telegrafia senza fili. Però ecco quello che ci permette, come dicevo prima, di collegare isolette come questa. La vedete? V63KU, questa è del 1998, 6, 15 giugno, in 20 metri in SSB, quindi voce. Quindi collegai quel radioamatore che stava su quell'atollo. Vedete, questa è la Micronesia, quindi se qualcuno vuol vedere com'è, queste sono quelle isolette là. E quindi insomma, sono delle cose carine. Considerate, io all'epoca ero studente, era il 90, questa era del 98, sì. Ero studente, stavo facendo il primario di ingegneria, quindi grandi possibilità economiche non c'erano ancora. Quindi veramente anche con poco si può fare tanto. E La domanda allora sorge spontanea, questa è quella della mia. come vi trovate, sì, scusami, come vi trovate contemporaneamente in radio? Ah, Come fai a vedi, pigliare bella domanda. l'appuntamento? Ale, o XBX, voi che avete, come dire, fatto vedere i cluster, eccetera, se volete, fate pure. La lascio. Un secondo faccio solo un'introduzione. Allora, come ci troviamo in radio? Ci sono tanti modi, perché bisogna trovarsi al posto giusto al momento giusto. E la maggior parte dei collegamenti sono random, sono casuali, quindi che so, se io voglio provare a collegare il Giappone in 160 metri in telegrafia, magari mi metto sulla frequenza dove normalmente stanno i giapponesi, quindi l'esperienza poi aiuta a capire qual è, mi metto su quella frequenza lì la sera, un po' da dopo il tramonto, fin quando sorge il sole in Giappone, quindi c'è da tenere d'occhio un pochino questi due fattori. Mi metto lì, giro la manopola della radio, cioè, trovo il segnalino e rispondo, oppure mi metto su una frequenza libera, trasmetto io e spero che il giapponese che è dall'altra parte risponda al segnale. Questa è la modalità random. Poi ci sono i supporti che spiegherà meglio Alessio, che utilizzano anche molto internet oggi, in passato il packet radio, dove una stazione, quando trasmette, viene segnalata dai radioamatori che l'ascoltano o anche da sistemi automatici. Poi magari faccio, anzi, se Francesco mi condivide il video, faccio vedere una cosa della mia stazione e praticamente, cioè, consente agli altri di sapere dove sono. È condiviso il video, Francesco, che non vedo più io. No, non ancora. Mandamelo, che poi dopo lo giro. Aspetta un po', perché scusate. Allora, adesso io provo. Allora,
La mia stazione radio è altamente automatizzata, il che mi consente di poterla utilizzare anche quando non sto fisicamente seduto davanti alla radio. Ora io sono in ufficio, 20 km, 15 km da casa e praticamente ho il controllo totale di quella che è la mia stazione. Quindi posso girare l'antenna, che so, la sposto qua, me la giro, posso cambiare la frequenza. Se prendiamo 14.010 MHz, la radio si sintonizza lì e inizia a trasmettere in codice Morse. Quindi io di fatto sto qua, il mio computer trasmette e sta trasmettendo, diciamo, quello che è il mio nominativo. Adesso vi faccio vedere cosa succede, perché io trasmetto, dall'altra parte c'è qualcuno che riceve o qualcosa che riceve. Eccolo qua, fermi tutti, in basso. 0825 K0XBX, che sarei io, fatemi fermare, sennò continua a trasmettere e non sento poi chi risponde. È stato segnalato a 14.010, che è la frequenza dove trasmetto, da Lima Zulu 4 Alfa Echo, che è una stazione bulgara, in telegrafia. Il mio segnale è stato ricevuto con 26 decibel di rapporto segnale-rumore, quindi arriva veramente forte, e la mia trasmissione è a 28 parole al minuto. Significa che sto trasmettendo a una velocità di circa 140 caratteri al minuto. Quindi c'è tutto un sistema automatizzato che in telegrafia e in altri modi digitali consente di segnalare in tempo reale dove sta una stazione radio in quel momento e facilita molto le cose. Poi, oltre questo, c'è il sì, tolgo la condivisione perché sennò poi lampeggia con la banda. Perché non lo dai? Ok. Oltre a questo c'è un altro sistema che praticamente ce lo illustra meglio Alessio, che è quello dei SCED, quindi fissare dei veri e propri appuntamenti per fare il collegamento. Vai Alessio. Sì, abbastanza velocemente. SCED chiaramente sta per scheduled, ovvero per programmato, è una sorta di abbreviazione che si usa in gergo. Si usano i mezzi più disparati per poter prendere un appuntamento, per fare un collegamento. Viene da sé che la prima preselezione la fa normalmente la stazione. L'ubicazione, diciamo, delle due stazioni all'interno del globo. Quindi, in funzione di dove sono ubicate, si fa una scelta normalmente della banda, cioè ovvero della scelta in frequenza più adatta al tipo di distanza che si vuole coprire, anche in funzione del periodo del giorno. Perché, detto adesso in maniera molto breve, anche perché non sono, essendo piuttosto giovane in attività, non sono esattamente la persona più adatta per poterne parlare, ma a grandi linee ci sono degli spettri in frequenza che sono utilizzabili, ovvero sono efficaci. In termine tecnico, noi diciamo usufruiscono di una buona propagazione radio in ore diurne, alcuni altri spettri in frequenza che sono utilizzabili in ore notturne. Viene da sé che se devo contattare una stazione che sta agli antipodi rispetto alla mia ubicazione, spesso mi troverò a utilizzare finestre molto molto brevi nelle quali è sia notte o sia giorno, quindi o è alba o tramonto, sia dalla mia parte sia dalla parte sua, oppure ci troviamo nella stessa fascia diurna o notturna per utilizzare la stessa banda radio. Quindi questa è una prima preselezione. Fatta questa scelta ci si mette d'accordo, fondamentalmente ci si può inviare una mail piuttosto che pubblicare un messaggio su diversi portali nei quali ci si coordina, diciamo, per fare dei collegamenti programmati. Si stabilisce un range di frequenza normalmente abbastanza ampio, perché poi bisogna vedere lì per lì se esattamente quella fettina, quella piccola porzione che serve per fare il collegamento risulta libera. Nel momento in cui si vuole fare il collegamento, e poi ci si ritrova con quel piccolo margine di errore alla data definita per provare a fare il QSO, ovvero il collegamento. Non è garantito, chiaramente. Il collegamento avviene, in funzione delle condizioni del momento. Quindi, se le condizioni, la propagazione radio, le rispettive stazioni, la potenza irradiata, l'efficienza delle antenne, eccetera, eccetera, lo permettono, in quella giornata si riesce a sentirci a voce piuttosto che in telegrafia o in modi digitali, quindi attraverso il computer, ma non passando da internet, attraverso il computer, ma sempre usando la radio.
Se invece questa cosa non avviene, si riprova un altro giorno quando i due radioamatori saranno più fortunati e le condizioni di contorno saranno più favorevoli per poter portare il collegamento in casa. Ci sono diversi siti, diversi portali che fanno sì anche che si possano scambiare. Mentre parlo, sto cercando di tirarne fuori uno, magari lo mettiamo anche con condivisione di schermo. Che servono proprio per scambiarsi informazioni, come dicevo prima, o contatti per poter prendere questi diciamo, appuntamenti in aria. Vediamo se riusciamo velocemente a vederlo. Se ritrovo la tab, ve lo faccio vedere. Vediamo un po'. Dovrebbe apparire il sito di QRZ. Sì, perfetto. Questa è la home page di un portale radioamatoriale nel quale si condividono delle informazioni personali. Per fare un esempio, questa è la mia pagina. Nella mia pagina io ho inserito una sorta di microblog, per intenderci, nel quale presento quella che è la mia stazione. Vedete, queste sono è l'antenna principale che ho sul tetto per poter fare attività HF. Questa è la mia piccola stazione, come vedete. Nulla di trascendentale. Questa è Ripa. Io abito a Ripa, qui vicino Perugia, quindi è una vista aerea per far vedere anche a chi mi visita chi sta contattando, da che parte del mondo sto. Insomma, se è interessante per loro avere in contatto con me, viene da sé che inserisco la mia mail nei dettagli del mio profilo. Non so se vedete dov'è il mouse sopra in alto a sinistra, sotto la scritta U0 LFQ. Chiunque mi può scrivere una mail per poter chiedere un contatto, la stessa cosa la si può fare con qualsiasi altra stazione che sta dall'altra parte del mondo. Adesso nella ricerca, per fare un esempio, una ricerca che ho fatto ieri sera, questa stazione che ho contattato ieri in modi digitali è un radio club che si trova nel Western Sahara, in Africa. Se non fossi riuscito, magari potrei aver avuto l'occasione di contattarli per dire quando vi trovo in aria la prossima volta, oppure riusciamo a prendere un appuntamento. Ora, in questo caso specifico, una stazione piuttosto ricercata sarebbe stato veramente difficile, se non impossibile. Però è diciamo una procedura che si può fare e si può tenere con diverse stazioni radioamatoriali sparse per tutto il mondo. Questo diciamo per prendere un appuntamento. Invece, come diceva Francesco, poi c'è il metodo un po' più alla vecchia maniera, per intenderci. Il metodo alla vecchia maniera include sicuramente, intanto che parlo, metto a posto un po' di tab per potervi far vedere qualcos'altro. Include sicuramente il girare la manopola del VFO della radio, cioè scansionare la frequenza dall'alto verso il basso, o dal basso verso l'alto. E con le orecchie sentire effettivamente se c'è qualcosa di interessante. Le radio moderne utilizzano un approccio ancora più semplice, che è questo. Vediamo di condividere anche qui la finestra giusta, che dovrebbe Ale, essere. ti interrompo un attimo, non so se Chiara deve andare a fare lezione o ha altri impegni, non so se voleva prendere la parola, un minuto. Sì, io adesso devo tornare a fare lezione, non di elettronica stavolta, ma più o meno siamo lì, sempre fisica, quindi niente, vi ringrazio dello spazio che mi avete concesso e spero adesso Riccardo sia assentato, ma me lo saluterete voi quando ritorna. Dico soltanto ai ragazzi che in questo momento sono in ascolto, ai ragazzi giovani e a quelli meno giovani, e soprattutto alle ragazze, di non essere timidi, cioè spero che in questa diretta vi sia servita e vi serva anche per questi altri minuti che parleranno per capire che c'è spazio per tutti. L'importante è avere un po' di voglia e di curiosità. Poi, una volta che siete dentro, capirete qual è magari la vostra particolare, il vostro particolare ramo e attitudine nel settore. Però sono sicura che ognuno di voi riuscirà, se intenzionato a trovare il suo spazio. Quindi vi ricordo che i radioamatori sono tutti estremamente disponibili
sia quelli, insomma, della sezione di Perugia, ma in generale sono disponibili per rispondere alle vostre domande, ai vostri quesiti. E vi ricordo che non potete trovare nessuna scusa né economica né di altro tipo per non iniziare. Quindi non siate timidi e per qualunque cosa, altra ulteriore domanda a cui non è magari stato possibile rispondere oggi, sapete come contattare Lari e tutti noi. Quindi approfitto che Riccardo è rientrato, io adesso vi lascio, saluto tutti quanti, buon proseguimento e a presto, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Chiara, ciao. Grazie, Ciao. grazie della visita. Ciao. Allora, scusate un attimo, adesso facciamo riprendere Alessio dove l'ho interrotto bruscamente, ma purtroppo necessità richiedeva di fare così. Vedo che stanno arrivando anche alcune domande un po' tecniche, poi pian piano rispondiamo a tutti. Per esempio, c'è chi chiede come si fa con queste antenne grandi sui tetti a non creare problemi. Quindi ci arriviamo, ci arriviamo. Quindi Alessio, grazie per aver lasciato un attimo parlare Chiara, ti rimetto subito il microfono, vai tranquillo. Dovere, ci mancherebbe. Dicevo che un altro modo abbastanza, cioè che rende la vita del radioamatore un po' più facile, è quella, dovresti vedere, Francesco, dovresti vedere se me lo pubblichi lo screen sharing con l'SDR. Ok. Questa è la mia radio nel mio PC, connessa al mio PC, che riceve segnali dalla mia antenna sul tetto, diciamo così. Vedete da soli tutti quanti che è molto facile andare a selezionare un segnale che è in aria. Perché? Perché io, diciamo, filmo, rappresento graficamente una parte di spettro in frequenza, e mi rendo conto, guardando l'immagine che si muove in maniera dinamica, che tipo di comunicazioni ci sono in una fetta di frequenza che è relativamente piccola, ma poi non così tanto piccola, cioè una fetta di frequenza nella quale possono starci tante stazioni. Se vedete, per esempio, dovrebbe vedersi la crocettina che si muove, in questa parte bassa vediamo segnali che sono segnali di telegrafia. Se io mi muovo più alto in questa banda, troverò, per esempio, in questa parte che sto selezionando ora, se riesco a mettere una senza un po' larga, in questa parte che sto selezionando ora, una comunicazione voce e dei bei disturbi sotto, che sono quelli che diceva Francesco prima. Altre comunicazioni voce che sono nella parte più alta. Possiamo anche provare a vedere se riusciamo a far sentire qualcosa. Vediamo un po' se la cosa fa piacere. Proviamo. Андрей, только Роман Николай 6, там, не Ульяна Анна, а Роман Николай 6. Раньше есть, Андрей. Благодарю, громко 9 баллов, хотя перед этим так 4 балла, когда антенна Chiaramente громко. una стазione russa questa, se te ne fregano del codice che consiglia di parlare in inglese, parlano in russo. Se vai adesso 14.010 in telegrafia, facciamo sentire la trasmissione in telegrafia, dove vado in trasmissione. Ci sei? Ecco qua, questo è il mio segnale. Interrompo perché sotto c'è un'altra stazione che sta chiamando. Quello era il mio segnale che trasmetteva CQ, che CQ è sempre in codice CQ, calling you, K0XBX, che era la mia sigla. E quindi chi fosse stato in ascolto in telegrafia su quella frequenza lì, avrebbe potuto tranquillamente rispondermi. Bene, dovreste risentire me, immagino. E quindi diciamo questo è un altro metodo veloce e diciamo più facile anche per riuscire a vedere se è un segnale più forte, più udibile, più semplice da decodificare o da ascoltare, perché chiaramente avrà delle rappresentazioni più o meno colorate o più o meno visibili nello spettro rappresentato. Ed è un altro buon modo per trovare facilmente chi ci può essere in frequenza.
Allora, riprendo un attimo la parola io perché, come anticipato, qui arrivano alcune domande, credo siano dei ragazzi della sua scuola, quindi chiedono, per esempio, questo qua, ci chiede se ci sono dei motivi per usare i baracchini al posto di altri sistemi di comunicazione. Allora, ma c'era anche un'altra domanda interessante, prima adesso la devo ritrovare, e riguardava fondamentalmente se ci sono problemi ad utilizzare le antenne, qui ne vedo diverse ma non la ritrovo, vabbè poi la ricerco. Ah, eccola qua per esempio, ci sono problemi con la presenza di queste antenne e la vicinanza di altre abitazioni. Allora, quindi andiamo un pochino sul tecnico, che forse è anche un aspetto interessante per alcuni. E poi ce n'era un'altra domanda, diceva qual è la distanza al più grande collegamento effettuato. Sono tutte interessanti, allora, e sono più o meno tutte le collegate, perché, vedete, le antenne sono grandi perché utilizziamo delle frequenze a volte abbastanza basse, e sapete che la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla frequenza, cioè data la velocità della luce, che è la velocità con cui si propagano le onde radio. E andando a fare una semplice divisione, dividendo questa velocità per la frequenza, otteniamo la lunghezza d'onda. Quindi, per esempio, a 7 MHz o a 14 MHz, dove stava trasmettendo Francesco poco fa, la lunghezza d'onda è circa 20 metri, cioè 300 diviso 14 fa poco più di 20. Quindi, per far funzionare le antenne in modo efficiente, le antenne alcune volte devono essere grandi. Prima vi parlavo per esempio di un'antenna per comunicazioni verso lo spazio e vi dicevo che ho in garage un paraboloide da 2,5 metri. Vedete, potrebbe essere grande, voi siete abituati magari a vedere un'antenna per la ricezione della televisione satellitare da 60 cm, 80 cm. 2,5 metri, dici, ma è grande? Allora sì, è un po' più grande, perché ci serve a volte di catturare più segnale. Quindi, dipendentemente dalle frequenze, dipendentemente dallo scopo per cui si mettono sulle antenne, possono essere grandi. Quella che ha Alessio è abbastanza grande, ma ce ne sono, vi garantisco, di ancora più grandi. Veramente cose che mettono paura. Cioè, voi immaginate di vedere una gru, quindi un oggetto utilizzato da chi fa edilizia per sollevare carichi, ecco, un'antenna può essere grande. Tanto grande da essere montata su una struttura tipo quella di una gru, cioè di un traliccio, e magari essere alto 40, 50, 60 metri a terra o anche più. Ho visto stazioni, almeno in foto, veramente mastodontiche, cioè cose che girano con delle rotaie a terra, quindi a terra mettono dei binari e fanno ruotare tutta una struttura, ma sono centinaia di tonnellate di acciaio, quindi mettono veramente paura. Ma lì, come ha detto Francesco all'inizio, sono stazioni che costano milioni di dollari. Soprattutto per esempio negli Stati Uniti va molto di moda organizzare delle DX station, cioè delle stazioni da contest vere e proprie, che richiedono investimenti molto ingenti, ma lì mettono, comprano il terreno, mettono una casa apposita, mettono decine di antenne su dei tralicci molto elevati. Poi magari se XBX ha voglia farà anche vedere qualche foto, eccola, non ho fatto in tempo. Vedete, queste sono quelle a cui facevo riferimento. Guardate che strutture. La casa è veramente piccola, è sotto quel puntino scuro che si vede sotto il traliccio principale. E sono antenne che costano per l'installazione, perché magari serve un elicottero per portarle in aria. Vai. Posso un secondo. Questa qua era la stazione Oscar Hotel 8 X-Ray in Lapponia. Il traliccio che si vede al centro a destra era alto 100 metri. In cima al traliccio c'erano due antenne, una direttiva a 3 elementi per i 160 metri e una a 5 elementi per gli 80 metri. Una cosa imponente. Considerate che la larghezza del traliccio era superiore alla larghezza di un'automobile. C'era una foto con un'automobile che andava dentro il traliccio e era mostruosa come stazione. Poi purtroppo, nonostante sia stata fatta regola d'arte, investimenti, fantascienza, eccetera, causa maltempo è crollato tutto. Ma c'erano anche dei paracadutisti che andavano proprio a lanciarsi dall'antenna. Quindi qui è veramente l'estremo. Vai, prosegui, che intanto ne cerco altri.
Sì, trova altre foto se ti riesce che sono carine. Allora, e dicevo, quindi dipendentemente dalle antenne non riusciamo a fare collegamenti più o meno buoni, perché comunque un'antenna per essere efficiente spesso e volentieri deve essere anche grande, ovviamente grande paragonata alla lunghezza d'onda, tipo se vogliamo parlare con la stazione spaziale stiamo alla frequenza dei 2 metri. Quindi a 145 MHz l'antenna può essere anche di 1 metro, quindi mezza lunghezza d'onda è circa 1 metro. E quindi le antenne sono più piccole, così come per le antenne per le microonde. È chiaro quindi che dire e rispondere, per esempio, alla domanda questa qui sopra, qual è il collegamento con la più distanza che avete effettuato? Personalmente, io credo che il collegamento più lontano che ho fatto è tramite un satellite. Quindi collegato a un satellite che stava a circa 40.000 km dalla superficie terrestre, quindi forse il collegamento più lontano che ho fatto è quello, l'ho fatto con questa radio qui, in VHF, quindi a 145 MHz, ovvero trasmettevo, mi sembra, in 430 MHz e ricevevo a 145, perché il trasponder che è a bordo del satellite lavora così. Cioè, invii su una frequenza, ricevi su un'altra. Quindi andata e ritorno erano più di 80.000 km. Ma ci sono altri che fanno i collegamenti via Luna, quindi sono 600 e più mila chilometri. Dipende quindi da tanti fattori. Per esempio, in HF, cioè sotto i 30 MHz, generalmente non si usano satelliti, quindi si va, come dire, in diretta, cioè io trasmetto, qualcuno mi riceve e dipende lì, per esempio, come ho fatto vedere prima, io ho avuto collegamenti con la Micronesia, che è un po' più in là dell'Australia, in mezzo alla Polinesia, da quelle parti lì, ma altri collegamenti possono essere fatti con le Hawaii, quindi da noi più lontani sono questi, quindi Hawaii o Australia, Nuova Zelanda, cose di questo tipo. Ma dipende molto dalle frequenze, per esempio a frequenze elevate come VHF, eccetera, riuscire a fare collegamenti oltre la linea dell'orizzonte è molto difficile, perché le onde radio in quei casi si propagano principalmente per linea retta. Quindi, come dire, dipende un po' da quello che vogliamo fare, se vogliamo sperimentare con le alte frequenze oppure con le frequenze più basse, se vogliamo, come dire, utilizzare tecnologie digitali o meno, cioè ci sono tante possibilità. Ovviamente le antenne ai vicini a volte danno fastidio, più per la parte psicologica che per una parte effettivamente tecnica. E queste, per esempio, vedete, sono antenne montate sopra casa di qualcuno. Adesso non lo so se Francesco ci vuol dire qualcosa, però più delle volte i vicini hanno paura delle strutture, dicono: ah, qui avete delle antenne, voi non mi fate vedere più la televisione. Magari in quel momento nessuno sta trasmettendo, poi la maggior parte del tempo noi stiamo in ascolto, perché prima di trasmettere bisogna ascoltare, e quindi è più una paura legata a, come dire, delle fake news che girano. Ecco, ora va di moda dirlo e lo dico tranquillamente senza essere, come dire, senza aver paura di essere smentito, nel senso che le onde radio non sono così nocive come molti ci vogliono far credere. Adesso c'è anche tutta questa diatriba fra 5G, eccetera, eccetera, sono tutte fake news. Non c'è una prova ad oggi che le onde radio provochino tumori o cose simili. Non c'è una prova, una correlazione uno a uno, cioè trasmetto, mi ammalo, non c'è. E quindi molte volte noi radioamatori subiamo delle accuse, subiamo, come dire, delle cause, anche perché a volte si arriva in tribunale da persone, a causa di persone che sono in malafede, che sono male informate, che sono ignoranti, fondamentalmente sono ignoranti, persone che non studiano, persone che non si documentano, quindi il più delle volte sono accuse ingiuste. Quindi quello che posso dire tranquillamente è che noi abbiamo le autorizzazioni per montare le antenne. Le possiamo mettere sopra i condomini tranquillamente. È chiaro che lì ci sono problemi legati allo spazio, all'estetica del palazzo, a tante cose. Però in teoria nessuno ci potrebbe vietare di installare le antenne, perché rientra tra quei diritti costituzionali che ovviamente quindi ognuno di noi ha e nessuno ci può negare. Cioè,
Fondamentalmente negare a un radioamatore di montare le sue antenne è come tappare la bocca ad una persona che vuole parlare, che vuole esprimersi e che vuole studiare, vuole accrescere la sua conoscenza. Quindi, da quel punto di vista, vietare a qualcuno di montare le antenne oppure dopo che le ha montate, andare lì e tagliargli i cavi per vietargli di fare attività è un reato, veramente è un reato e può portare delle conseguenze gravi per chi lo commette. Quindi montare delle antenne, come ha fatto vedere Alessio, si può fare tranquillamente, chiaro, a tutto c'è un limite. Se dovessimo montare una struttura come quelle che ha fatto vedere XBX poco fa sopra un condominio, beh sì, lì a quel punto ne andrebbe della struttura stessa del condominio, lì a quel punto dovremmo autolimitarci. Però per esempio io abito in campagna e qua fuori io ho un po' di terra. E ho un palo telescopico da 16 metri, quindi un palo che porta le mie antenne a circa 18 metri da terra, fra tutto. Quindi è chiaro che montare una cosa di questo tipo in un condominio diventa difficile. Ma per esempio XBX, anche lui ha una casa di proprietà con un po' di terra attorno e sopra il suo tetto ha montato anche lui un bel palo che porta le sue antenne, non so quanti metri, ma saranno diversi metri dal tetto, quindi da terra saranno almeno 10-12 metri, non lo so quant'è, e le sue antenne anche lui non le ha piccole piccole. Quindi, come dire, non bisogna aver paura, l'unico ostacolo principale è fondamentalmente la paura di fare. Quindi bisogna aver coraggio, nella vita come in tutte le cose bisogna lanciarsi e fare il primo passo, quello fondamentale, cioè quando vogliamo fare qualcosa, il primo passo è quello fondamentale, perché non ci porta sicuramente a destinazione, ma ci sposta, ci toglie, ci allontana da dove siamo attualmente, cioè da quelle paure che ci tengono bloccati. Per esempio, ecco qua XBX sta facendo vedere le sue antenne, lui ecco, ha un piccolo traliccio sopra casa, ma vedete che nonostante tutto ha diverse antenne. Queste sono foto al tramonto per un po' di effetto. E questa era una, penso, una parte della sua stazione, almeno quella iniziale o quella attuale. Adesso magari ce lo dirà lui. Quindi, per esempio, la cosa interessante è che non si finisce mai di imparare, si continua tutti i giorni perché io oggi posso montare quell'apparecchiatura, quell'antenna, quell'amplificatore, quel rotore, poi domani mi stanco, ne metto un altro, sperimento, faccio altre cose. E quindi, per esempio, vedete qua adesso c'è Bruno che ci manda i saluti, anche lui è come Alessio, uno degli ultimi arrivati in sezione, anche lui si sta dando grande da fare, in questi 2 anni è cresciuto molto, e sono contento che ci stia ascoltando perché, tra virgolette, permettetemi di dirlo, un mio allievo, insieme ad Alessio ha seguito il corso che 2 anni fa facevo, quando ancora era possibile andare in sezione. E quindi oggi si diverte anche lui, ne sono contento. Perché vedete, uno degli scopi di chi è arrivato prima è poi quello di tramandare a chi verrà dopo. Quindi sono contento che il professor Fiacca oggi ci abbia dato questa possibilità di raccontarci almeno un po', probabilmente faremo un'altra puntata la settimana che viene. Perché vedete, io ho un difetto molto grande, lo ammetto. A me piace sperimentare, però dopo che ho sperimentato devo passare al prossimo, next, alla prossima cosa. Quindi dopo un po' mi annoio, mettiamola così. E allora il mio compito forse è quello un po' di raccontare, di far conoscere agli altri, far vedere come si possono fare le cose, così che anche altri imparino e possano fare. Poi c'è magari chi è più bravo di me e quindi sta più tempo in radio e più assiduamente sperimenta, ripete, ripete, ripete fino a migliorare e raggiungere i livelli veramente elevati, tipo Alessio, XBX, tanto per dire due che sono qui con me ora. Io ho un po' questo difetto che provo, funziona bene, ok, ho capito come funziona, passiamo alla prossima cosa. Sarà forse per deviazioni, per motivi di lavoro, non lo so, però faccio un po' così. E quindi la parte mia è più quella sperimentale che più quel, che più quella, come dire, ripetitiva, cioè mi concentro finché non raggiungo il massimo. Quindi vedo che funziona, ok, passo ad altro. Magari se Alessio e Francesco vogliono dire qualcosa su questi, io vi lascerei volentieri la parola. Sì, anche se diciamo, ormai il tempo volge al termine, quindi magari potremmo anche lasciare
spazio alla prossima puntata per rispondere ad eventuali domande che sorgeranno. Come dicevi prima, questa è l'attuale configurazione di antenne che ho sul tetto di casa, abbastanza lineare e tranquilla, adesso sarà ottimizzata a breve. È un palo di circa 6 metri carrellato che porta giù le antenne comodamente a terra. Sopra c'è quella, diciamo, che si vede più grande, è quella che dicevo prima, motorizzata, 11 metri per 1,5 metri, e sopra le antenne più piccole. L'impatto, diciamo, che è relativamente basso. E soprattutto, come diceva prima il presidente, l'impatto elettromagnetico è pressoché nullo, in quanto il 99% del tempo lo passiamo in ricezione. Comunque sia, come dico sempre, utilizziamo delle lunghezze d'onda talmente grandi che il segnale, non ha modo di risuonare, di entrare, diciamo, in quello che è l'organismo, ma proprio lo scavalca. Quindi siamo, secondo me, perfettamente trasparenti a quello che è diciamo, la radiofrequenza. Disturbi, se la stazione è ben fatta, non ne diamo, se invece è fatta male, quello lì è un altro discorso, mentre invece ne riceviamo tanti. Quindi questa è un pochino la risposta al discorso delle antenne di prima. Il collegamento più lontano che ho fatto, praticamente, come dicevo prima, a qualunque angolo del mondo. In ricezione segnali ricevuti dalla Luna, quindi radioamatori, in quel caso particolare era un neozelandese che collegava uno svedese e io ricevevo il segnale riflesso dalla Luna. Questo è un pochino il tutto. Ok, passo la parola ad Alessio, io intanto saluto tutti quanti, vi ringrazio per l'attenzione e rimando alla prossima puntata le ulteriori domande. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Sì, faccio Grazie. un passaggino veloce anch'io di chiusura. Io, come dicevo prima, il collegamento più lungo che ho fatto nelle bande HF è in voce di fatto la Nuova Zelanda, che sta per il percorso che ho utilizzato io in funzione del momento, ovvero quella che noi chiamiamo via lunga, cioè il percorso più lungo intorno al globo per poter raggiungere un luogo che sta agli antipodi rispetto a noi, è stato di circa 21.000 km. In telegrafia la Nuova Caledonia, che è più o meno lì, siamo a circa 23.000 se non mi sbaglio, dall'altra parte le Hawaii, penso anch'io. Questi sono più o meno i posti più lunghi, ma tenete conto, ripeto, che io sono solo 14 mesi che sono in aria, quindi c'è sicuramente modo e ben tempo per riuscire a fare qualcosa di meglio. Volevo fare solo una piccola parentesi, anche se io l'ho fatto onestamente per poco tempo, ma continuo a farlo, sull'importanza dell'ascolto. No, non è l'unico mo i modi per avvicinarsi al radiantismo. Rifraso, scusatemi, non è l'unico modo quello di diventare immediatamente radioamatori per avvicinarsi al radiantismo. C'è una via veloce e molto importante che non si abbandona mai, che è quella dell'ascolto, l'SWL. Una cosa non esclude l'altra, saper ascoltare penso che sia una fondamentale caratteristica di un buon OM, anche quando avrà la patente, ma in particolar modo durante il periodo di studio. Per iniziare anche a fare qualcosa velocemente, pur restando nella legalità, si può comunicare non so nemmeno, tra l'altro, Francesco, magari aggiorna tu se sia ad oggi più necessario o obbligatorio fare la comunicazione di inizio attività SWL, ma si può comunicare al Ministero che si fa attività di radioascolto e con veramente pochissima spesa di un piccolo ricevitore e un filo ben calibrato fuori dalla propria abitazione, si può iniziare ad ascoltare in frequenza. Certo, non si può trasmettere, ma ascoltare, iniziare a capire quali sono le bande rispetto agli orari che si vogliono utilizzare, iniziare a fare un pochino di orecchio in quello che è la decodifica anche della voce di un corrispondente che sta dall'altra parte del mondo. Penso sia veramente, veramente importante, perché spesso, come diceva anche Francesco XBX, ci troviamo ad ascoltare dei segnalini che sono veramente al pelo dell'udibile, chiaramente, rapportandoci a quello che è il nostro mezzo di ascolto. E avere un pochino di orecchio allenato nel capire la fraseologia standard, riuscirla quasi a prevedere un po' rispetto a quello che è la normale sequenza di un collegamento che facciamo.
capire quelle che sono le abbreviazioni, anche se un pezzettino ne perdiamo perché il segnale è andato giù, è importante. E quindi mettersi ad ascoltare, restando in quello che la nostra legge italiana ci permette di fare, è un buon modo per avvicinarsi in maniera veloce e con poca spesa, per poi proseguire anche parallelamente con lo studio con lo studio per poter prendere la patente. Ok, io ringrazio tutti. Di carne al fuoco ce n'è tantissimo, anche via WhatsApp, insomma, qualcuno di domande ce l'ho e penso di tenermele per il prossimo appuntamento che spero faremo mercoledì prossimo, se voi siete così gentili e disponibili, insomma. Io ringrazio tutti, ho visto che comunque la diretta streaming ha funzionato, funziona. Benissimo, ho avuto il modo di vedere che comunque erano una media di 40 persone sempre connesse con noi. E, niente, io ringrazio tutti, ringrazio Francesco, Alessio, ringrazio tutti, spero di vedervi tutti quanti, magari con qualche altro guest, insomma, in riunione, insomma, ecco. Sì, saluto anch'io, adesso faccio un attimo i ringraziamenti, anche perché ho visto qua che ci è venuto a salutare Lorenzo Braichini, un nostro socio di Perugia, uno che molto valido ci dà una mano, anche lui mi aiuta, anzi io forse adesso sto aiutando lui a fare i corsi per i nuovi candidati alla patente di radioamatore. Poi ci ha salutato, visto anche Gianfederico Madruzza, il mio vicepresidente, quindi la mia spalla, e anche lui, se non ci fosse veramente sarebbe un problema. Lui è una persona che fondamentalmente ha fatto tutto quello che poteva fare in HF, cioè ha collegato tutti gli stati del mondo. Quindi è veramente uno che vorrei, volendo ne ha tante da raccontare. È un po' timido ultimamente, sta lì un po' nel suo, però volendo è un signore che ha veramente una gran cultura e potrebbe raccontarcene tante. Magari la prossima volta lo invitiamo e vediamo un po'. Adesso stasera, oggi abbiamo voluto fare questa volta una cosa così introduttiva. Se il professore, quindi la prossima volta ci sarà un'altra occasione, ci racconteremo altre cose, magari faremo vedere qualcosa di più pratico. E faremo sentire anche come parliamo effettivamente, potremmo fare qualche simulazione di un QSO, di un collegamento. Non lo so, adesso lo organizziamo, vediamo. Quindi state con noi e intanto grazie per questa opportunità che ci ha dato per farci conoscere. Grazie a voi per la disponibilità, grazie mille. Saluto tutti quanti. Va bene, alla prossima, allora saluti, a presto.